Vaticano per quello che mi sarà detto che significa questa cosa. Quindi do la parola, intendiamo, dico i nomi, intendiamo omaggiare Tiberio Paolone che ci ha lasciato alcuni mesi fa, di Cetriano. Buongiorno a tutti. Argomenti e le figure. Sono cambiati gli scenari mondiali, è cambiato l'antagonista nella lotta, tutto è regolato dal capitalismo, dal gioco sporco della finanza, dal profitto economico cercato a tutti i costi, anche sacrificando la salute della gente e dei lavoratori. Ecco i nuovi partigiani, ecco la nuova resistenza del terzo millennio. Sono tutti quegli uomini e quelle donne che combattono oggi contro la malvagità e le giustizie del mondo, contro le leggi ingiuste o giuste mai applicate, contro il femminicidio e la violenza sulle donne, contro l'avidità del profitto scambiata con vite umane. Permettetemi di citare Don Andrea Gallo, il prete da marciapiede, recentemente scomparso, che affermava: il mio Vangelo è musica che fa volare, è una voce che si ispira agli ultimi, è una brezza violenta, anticapitalista, antifascista, contro l'impietà di chi si crede razza superiore. Ed è anche un pizzico anarchico, nel senso che ha ispirazione profonda alla libertà, all'uguaglianza e alla fraternità. Secondo me questi concetti espressi ora da un grande uomo e non necessariamente religioso sono stati a mio avviso gli stessi principi che ispirarono la rivoluzione partigiana, la lotta al fascismo e la creazione di questa nostra Repubblica che oggi ricordiamo. Ma ora veniamo a noi. Questo riconoscimento ha un grande valore intrinseco e ne fa vanto alle comunità lipponese e sedrianese qui presenti, perché così attraverso l'ANPI si mantiene viva l'attenzione anche alle cosiddette morti bianche. Tiberio purtroppo non c'è più. Il male che ce lo ha portato via è stato causato dall'amianto che, ahimè, sul lavoro ha respirato. Voglio quindi dire qui chiaramente che l'amianto uccide. È stata una delle sue battaglie e purtroppo ne è rimasto coinvolto personalmente. Mi piace pensare a lui e alle sue lotte portate avanti in vita come a quelle di un partigiano d'oggi, che reclama i suoi diritti negati, che chiede il diritto di lavorare in ambienti sani e sicuri, che invoca onestà contro l'illegalità e le mafie, che chiede giustizia a questa Repubblica italiana ormai 67enne, per sé e per chi inconsapevolmente ha subito e subisce le gravi conseguenze dell'esposizione all'amianto. Ricordate, l'amianto che ci circonda, usato in maniera smisurata in ogni dove e per una miriade di cose, è una bomba d'orologeria. Perché tutti inconsapevoli possiamo venire in contatto respirandolo con quel terribile ghetto. Quindi, ispirandoci ai principi fondanti della nostra Repubblica, così ben fissati nella nostra Costituzione, attivandoci con grande responsabilità civile, restiamo vigili e attenti a questo problema anche in memoria di chi ci è morto. Chiediamo a gran voce la sua messa al bando a livello internazionale per non provocare nuove vittime e per far vivere noi e i nostri figli in un mondo dealiantizzato. Venerdì scorso al funerale di Franca Rame, è un periodaccio, molti grandi personaggi ci stanno lasciando, sono state dette alcune frasi che mi hanno colpito profondamente, che vorrei qui ripetere perché spero vi facciano riflettere. Le persone che non conoscono l'amore e il rispetto per l'umanità si estingueranno come si sono estinti i dinosauri. E poi ancora, vorrei che andasse a casa con un po' di fiducia. Se Dio c'è, è sicuramente comunista ed è anche femmina. E perciò possiamo stare certi che questo mondo lo cambieremo. Ringrazio anche a nome dei miei figli l'ANPI per questo riconoscimento dedicato a Tiberio e auguro a tutti buona salute, perché è il bene più prezioso e va salvaguardato. Grazie di cuore. Bravo.